Gianluca, una domenica perfetta, un bellissimo gol, una prestazione convincente della squadra e una vittoria che aumenta il morale e aumenta l'entusiasmo. Sì, era importantissima questa vittoria per dare continuità ai risultati e per me sì, il gol è venuto e sono contento e anche fortunato perché alla fine penso sia stato un errore del difensore. E quindi sono contento del risultato, della partita, e sia mia che di tutta la squadra perché abbiamo vinto e speriamo di continuare così. Il Viareggio è apparso davvero poca cosa, merito vostro o demerito loro? No, cioè, penso anche molto merito nostro perché loro domenica scorsa hanno vinto con il Lecce, quindi non sono una squadra scarsa, anzi, stavano sopra di noi, quindi se penso sia merito nostro che abbiamo interpretato bene la partita. Venivi da un periodo un po' così così, oggi invece sei stato uno dei migliori in campo, la tua condizione psicofisica cresce, un bel biglietto da visita anche per la prossima stagione. Sì, quello che ho detto in settimana è che io spero della riconferma per un altro anno e quindi sto cercando di dare il massimo in tutte le partite per far sì che un altro anno sono qui. Si vede la mano di destro in questa squadra, giocate meglio, la manovra è armoniosa, il mister va dato davvero tanto in queste poche settimane. Siamo organizzati e abbiamo capito che diciamo, la mentalità qual è la mentalità per affrontare le partite. E nel momento in cui l'abbiamo capito adesso stanno venendo fuori i risultati. Anche prima il gioco c'è, diciamo, giocavamo bene però non facevamo i risultati. Come all'inizio anche con il Lecce, con il Catanzaro, adesso invece sono venuti anche i risultati. La curva sud oggi chiusa, però i ragazzi vanno sostenuti lo stesso dai distinti, sono stati fantastici, una bella gioia anche per loro che vi stanno seguendo con tantissimo affetto. Sì, la tifoseria ci ha sempre sostenuto, anche soprattutto quando è arrivato il nuovo presidente, e quindi io sono contento anche per le soddisfazioni che stiamo dando a loro. È una dedica particolare per questo gol, il tuo terzo in campionato? Ah, oggi la mia ragazza e anche la mia famiglia. Complimenti perché a nostro giudizio sei stato il migliore in campo, sulla fascia hai scavato il solco, ci voleva questa bella prestazione, una vittoria importantissima. No, ci voleva, siamo contenti tutto il gruppo perché venivamo da una vittoria e farne due non è facile. Sapevamo di avere una squadra che se la lottava come noi e siamo entrati con la concentrazione come domenica e abbiamo portato il risultato a casa. E avete annientati anche psicologicamente, soprattutto nel primo tempo non ci hanno capito nulla. Sì, fare subito il gol, poi la partita viene subito facile, poi abbiamo trovato anche il secondo gol. Quindi al secondo tempo siamo entrati pure con una mentalità un po' più tranquilla e abbiamo gestito bene il risultato. Lo sto chiedendo a tutti i tuoi compagni, ma con mister destro qualcosa è cambiato perché giocate davvero bene, i risultati stanno arrivando, la squadra sembra più compatta, ognuno al suo posto, è un bel piacere vedervi. Sì, sì, abbiamo parlato con mister Giordano, abbiamo fatto anche buone gare, però anche con l'acquisto di Cipriani che abbiamo forse lì davanti e diventa anche più facile. Oggi infatti sembrava che con i giovani potevamo far fatica, invece anche con loro ci siamo dimostrati anche una buona squadra con i più piccoli. E certo, con mister adesso stiamo giocando molto bene, palla a terra, difficile che ci fa buttare palla via, quindi anche merito suo. Dopo la lunga squalifica hai avuto una lieve flessione, nelle ultime partite invece si sta rivedendo il Giacomini di valore, un Giacomini che nella categoria fa la differenza, un Giacomini che forse potrebbe far comodo al picchio anche nel prossimo anno. Sì, con l'espulsione che ho avuto lì un mese ho fatto un po' fatica a Salerno, infatti mi dispiaceva di fare quel rientro, ho fatto un po' rientro male, campo pesante, però sapevo che con andando avanti dei minuti sulle gambe mi trovo sempre meglio. Adesso sto bene e sto dando massimo cercando di far vedere i miei valori. Una parola per questi tifosi che cantano e ballano di continuo, non vi lasciano mai soli. Certo, da gennaio è tutto diverso, per noi è una spinta in più, se visto ogni volta che giochiamo a casa è un'altra storia. Ringraziamo tutti loro perché sono sempre numerosi e dediamo questa vittoria con tutto il cuore. Mister, non è stato un bel pomeriggio per voi, l'abbiamo vista piuttosto arrabbiato in panchina, i suoi ragazzi soprattutto nei primi minuti non ci hanno capito molto. Sì, onestamente dispiace come dei ragazzi giovani che vogliono ambire a fare i calciatori possano avere un approccio di questo tipo a una partita così importante con una squadra che nelle ultime settimane sta facendo delle ottime prestazioni e degli ottimi risultati. Quindi se non hanno motivazioni per venire a giocare in uno stadio importante, in una cornice di pubblico così, credo che difficilmente potranno fare i calciatori da grandi. Forse troppo entusiasmo dopo la vittoria con Lecce, storica definita dalle vostre parti? No, perché non credo, perché abbiamo gettato acqua tutta la settimana sul fuoco, sapevamo che venivamo a affrontare una squadra che, ripeto, con gli ultimi risultati è una squadra che ha delle qualità, quindi abbiamo lavorato tutta la settimana duramente, senza rilassarsi e mettendoli in guardia da quelle che potevano essere difficoltà che incontravamo oggi, ma
evidentemente non si è riusciti a trasmettergli questa, diciamo, questa filosofia. Che impressione l'ha fatto questa Ascoli? Una buona impressione, faccio complimenti perché è una squadra giovane, volenterosa, con carattere, ben messa in campo, quindi va assolutamente complimenti, anche perché è vero che i due gol li abbiamo regalati noi, però è anche vero che poi abbiamo fatto poco per cercare di rimediare, quindi direi che oltretutto la vittoria ci sta anche. I tifosi l'hanno un po' stuzzicata, ma è rimasto tutto nell'ambito dell'ironia, così va bene. Ma fosse sempre così il calcio sarebbe bello, sarebbe anche uno spettacolo, mi sono divertito anch'io. Perché l'ironia secondo me alla fine è sempre la miglior cosa, quindi magari altre giornate come queste. Mister, complimenti, è arrivata la seconda vittoria consecutiva e oggi è stata davvero una vittoria schiacciante, Viareggio non ci ha capito davvero nulla. Sì, abbiamo fatto una buona gara, una prima mezz'ora importante, li abbiamo prestati alti, siamo stati bravi nelle ripartenze e penso che abbiamo fatto veramente bene, poi è chiaro col passare del tempo un po' i ritmi si sono abbassati, però poi abbiamo avuto anche nel secondo tempo 3-4 importanti palle gol. Bene tutti, vorrei fare una citazione particolare per Riotti, questo ragazzo ha dimostrato grinta, propositivo su quella fascia, una bella scoperta. Sì, a me non sorprende perché lo vedo quotidianamente, un ragazzo che dà sempre il massimo, oggi ha sfruttato bene la sua opportunità, dando il suo contributo importante alla squadra. È cresciuta anche la condizione atletica, avete corso fino al 90esimo, tutti pimpanti. Sì, ma come dicevo prima ai tuoi colleghi, noi settimana, martedì e mercoledì sono due allenamenti che i ragazzi alla fine sono veramente esausti, quindi ritengo che con la fatica e il sudore poi alla fine qualcosa si raccoglie sempre di positivo. Arriviamo a quota 21 punti, ora l'obiettivo è quello di riprendere le due squadre che ci stanno davanti, che non sono lontanissime. L'obiettivo è quello di continuare con questa interpretazione delle gare, cercando di fare sempre meglio. Ripeto, il risultato è fondamentale, ma ritengo che la crescita dei ragazzi in questo momento sia la cosa più importante. Ha parlato dei ragazzi, abbiamo terminato la gara con tanti 96, 95, anche questa è una bella cosa. Sì, è importante, questo è il mio lavoro, la società mi ha detto di fare questo, io quando posso cerco di dare l'opportunità a tutti. So quello che mi risponderà, ma il presidente Bellini continua a farle complimenti. Mi fa piacere, quando è così significa che si sta lavorando bene, sono contento. Io devo lavorare così cercando fino alla fine del campionato di fare quello che devo fare, che sapete tutti, valorizzare i giovani e vedere un po' quello che possiamo inserire per la scuola di futuro. Continuano ad essere spettacolari anche i ragazzi, la curva chiusa ma dai distinti, il sostegno è stato lo stesso. Sì, ma a me non sono 30 anni che sto qui, conosco bene il tifo e l'amore che la gente ascolana ha per la squadra, quindi meritano anche loro, sono contento perché meritano questa piccola soddisfazione, noi cercheremo sempre di onorare la maglia al massimo, questo è la promessa che io avevo fatto ai tifosi, a tutti quanti, cercare di dare sempre il massimo.